Buona giornata a tutti. Salve a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco. Ostreget, ho fatto la cazzata. Aspetta un attimo, da un buon. A posto. Allora, trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco, vuoi fare un po' di introduzione sulle feste? Allora, ricordiamo appunto le scadenze più vicine e prossime che possono interessare gli ascoltatori. Allora, ricordo il 21 aprile che è il venerdì santo per qualcuno, per noi è venerdì di festa come gli altri, c'è la cena del musso. La cena del musso si tira nella zona di Bassano come sempre, da molti anni a questa parte, e essendo venerdì santo la dieta è a base prevalentemente di musso. Vabbè, se qualcuno proprio non ce la facesse a mangiare musso avrà un'esenzione speciale da parte dei partecipanti. Sì, c'è stata un'amica che ha chiesto di mangiare vegetariano, che mangerà vegetariano. E allora gli hanno dato una dispensa speciale per mangiare vegetariano invece di mangiare musso. Perciò chi è interessato, appunto venerdì 21 aprile nella zona di Bassano c'è la cena del musso. E questa è una festa, cioè un ritrovo, un incontro così divertente, perciò non c'è limite di qualità di partecipazione, di tipo di partecipazione. Qualcuno mi ha scritto, io posso partecipare alla cena del musso? E ma certo, ti aspettiamo. Naturalmente sa di chi stiamo parlando. È praticamente Sergio, verrà giù, insomma. Sì, beh, infatti devo chiamarlo appunto per invitarlo, di conseguenza, beh, anche altri appunto farò un giro di telefonate per invitarli. Logicamente non è problema per la cena del musso, perché appunto non c'è nessun intento religioso. Ho volutamente, sai, per chi partecipa, per chi ha intenzione che abbia questa valenza, però essendo una cosa, diciamo, goliardica sì, divertente, spassosa, e soprattutto è fatta, qualcuno ha detto, ma è in spregio della Pasqua, no, assolutamente, noi troviamo giusto per gli altri che reputano venerdì santo andare a cenare quel musso, e tutti appunto possono partecipare, questo non è un problema. I metodi di contatto ormai sono tanti, perciò insomma anche basta fare una semplice chiamata. Bene, allora invece andiamo a qualcosa di più importante che ha una valenza di tipo religioso, che è la festa di Beltane. Allora, la festa di Beltane si tiene il 30 aprile, il 1 maggio del 2000 a Jesolo, Venezia. E 30 aprile è domenica, 1 maggio è lunedì, di conseguenza non c'è problema, perché il primo lunedì è festa del lavoro, è giorno festivo. Appunto verrà svolta su due giorni, e comincerà domenica 30 aprile alle ore 14 col cerchio di presentazione, e si chiuderà appunto lunedì 1 maggio festivo verso le 14. Uno dei cerimoniali più importanti, vabbè, poi logicamente dipenderà sempre poi da anche dalle valutazioni, però a parte alcune attività collaterali fatte in maniera collettiva o con piccoli gruppi, c'è domenica 30 aprile c'è il passaggio di purificazione tra due fuochi e spiegazioni di Beltane, e alle 21.30 c'è il falò con libera improvvisazione individuale di gruppo per quanto riguarda sempre Beltane. Poi logicamente si andrà avanti, chi vorrà anche tutta la notte, e chi vorrà andare a dormire prima andrà a dormire prima. E poi la roba fondamentale, che anche altre volte abbiamo accennato qui in trasmissione, l'albero di maggio, che verrà fatto appunto il 1 maggio e alle ore 9. Logicamente chi dovrà partecipare all'albero di maggio ci sarà alcune necessità di oggetti tipo il nastro, e di conseguenza ci potremo anche organizzare per questo. Chi vuole partecipare sappia che soprattutto l'intenzione della festa è di tipo religioso, e ha solo questa valenza, non è una goliardata, ed è soprattutto fondamentale la qualità delle persone, l'intenzione delle persone che vogliono partecipare. La riservatezza è importante, non ecco, è segreta, perché si sa tutto quello che facciamo, però è riservata, cioè nel senso che il sentimento religioso va salvaguardato. Ecco, perciò chi vuole, tramite i vari sistemi, tramite posta elettronica o scrivendo o visitando il sito, ricordo che c'è un sito specifico attivato da alcune settimane solo per la festa di Beltane, e di conseguenza chi vuole anche avere delle informazioni dal punto di vista storico di cos'è la festa di Beltane, cos'è la notte di Valpurga, cos'è il calendario di maggio, cos'è la festa di Floralia, perché logicamente il nostro riferimento non è solo un tipo di tradizione pagana, cioè nel senso che noi come prevalenza, come istituto, abbiamo una prevalenza mediterranea, Claudio ha una prevalenza romana. No, non è vero! Romana, però non anche, è vero! Però logicamente ha dovuto ampliare il suo aspetto mitologico col discorso di la teogonia di Esiodo, cioè nel senso che non è vero, io ho fatto anche analisi di altri paganesimi, sì, però esistono delle
forse delle vie, delle tecniche appropriate. Va bene tutto. E poi appunto logicamente esiste anche chi ha delle derivazioni più di tipo celtico, però vabbè, la cosa fondamentale è che nel paganesimo è non concepire che esista un paganesimo che è superiore agli altri o che sia migliore degli altri, perché appunto non si giudica tanto in quasi quanto ai principi, ai valori, alle divinità di riferimento, ma sempre in base alle qualità delle persone. Perciò io non ho nessun problema di accettare, dire io mi faccio a una mitologia, come conosco gruppi di amici che si rifanno a mitologia della Mesopotamia, io non ho nessun problema, in quanto vado sempre a riconoscere la qualità delle persone. Poi le mitologie sono sempre ampie, cioè io che a me piace molto la mitologia, non ho mai trovato il bisogno di limitare, anzi sono sempre lì ad accumulare informazioni su più possibile, sulle mitologie anche estreme. Cioè, a me non mi interessa dire, ma è una mitologia africana, è una mitologia bantù, è una mitologia degli aborigeni. No, cioè, io non faccio mai queste discriminazioni, cioè, io ho la prevalenza per la mitologia greca. Però qualsiasi mitologia a me attira. Cioè, infatti, io sono anche personalmente sono anche un collezionista di dizionari di mitologia. Proprio, ma perché mi rendo conto che più cose accumulo, più informazioni ho, più mitologie vengo a conoscenza e maggiori spunti mi vengono dati. Cioè, io non ho il bisogno, e noi pagani non abbiamo il bisogno di limitare le nostre divinità. Cioè, nel senso che sappiamo che ogni divinità, ogni possibilità, ogni interpretazione, ogni racconto ci offre una possibilità di interpretazione, di comprendere il mondo, cioè in quanto non è un credo, non è una fede, non è un decalogo, ma sono strumenti che ti vengono dati. Se poi uno è incapace di usare gli strumenti, è sempre l'incapacità della persona di usare lo strumento. Però lo strumento esiste, di conseguenza lo puoi utilizzare al meglio. Per questo i pagani hanno sempre il bisogno, che deriva dalla vita, di avere nuove informazioni, nuove possibilità. E soprattutto alcuni commettono l'errore di dire questa è una mitologia statica. Le mitologie pagane non sono mai mitologie statiche, sono sempre aperte a nuove varianti, a nuove possibilità. Non esiste la maniera che esiste in ogni monoteismo di rendere storica o di codificare o non di limitare. Non esiste nel paganesimo una verità. Non esiste neanche il problema dell'inizio, perché non ci esistono molti inizi e che questi inizi possono essere anche dei nuovi inizi, cioè nel senso che qualcuno ha fatto un esempio, così dire, ma il mito di Deucalione e Pirra in cui Giove manda un diluvio e uccide parte dell'umanità. Però anche da questo la capacità di Deucalione e Pirra è stata quella di ripartire da degli oggetti per ricreare l'umanità. Cioè, ma non è stato un dono della divinità, è stata una capacità loro di utilizzare le cose. Il che significa sempre che esiste sempre la possibilità, la volontà per chi vuole, per chi ne è capace, per chi ha la volontà, per chi ne ha il desiderio, di cominciare qualcosa di diverso. Ecco. No. E un ultimo accenno, poi lascio la parola a Claudio. Purtroppo per molti, ricordo che c'è l'8 per 1000, si cominciano con le dichiarazioni fiscali, di conseguenza questo sarà un ritornello che per alcuni mesi andremo a ripetere, però lo reputo giusto insistere, c'è l'8 per 1000, non date l'8 per 1000. Né alla Chiesa Cattolica né alle altre religioni. Né alle altre religioni. Datelo allo Stato, firmate per lo Stato, ma anche se lo Stato vi sta sulle palle. Un giorno può cambiare il partito, può cambiare la linea. Cioè, le religioni non cambiano, quelle hanno la verità. Firmate per lo Stato, magari arriverà su un altro partito, quello che vi piace di più, magari succederà altre cose, ma lo Stato cambia. Le religioni no. Sì, con la politica, con la volontà, con l'interesse, esatto. Le società possono cambiare. Firmate per lo Stato, e proprio per firmare, non lasciate in bianco, perché se lasciate in bianco viene ridistribuito in percentuale, cioè se i cattolici hanno avuto il 60%, 50% di firme, si prenderanno il 50% di chi ha lasciato in bianco la firma. Per cui non firmate, non lasciate in bianco, firmate per lo Stato. Perché i cattolici si dividono anche in percentuale quello che è stato lasciato in bianco. Hanno fatto in maniera tale che anche chi non decide diventa scelto dagli altri, perciò esatto. È una condizione necessaria quello di scegliere e di destinare qualcosa allo Stato, proprio perché soprattutto sappiamo, e chi gli ascoltatori lo sanno, che la Chiesa Cattolica, poi verranno inserite altre chiese cristiane o monoteiste, sì, o anche buddiste, o anche musulmani, verranno anche i testimoni di Geova, quei soldi li utilizzano per imporre la esatto. verità.
Per cui tenete presente questo, cioè noi siamo per la libertà religiosa, nel senso che vogliamo che garantire a chiunque di esprimere il proprio pensiero e il proprio sentimento, però vogliamo anche costruire le condizioni affinché nessuno imponga con la forza, con la violenza, la propria religione, la propria fede o il proprio modo di vedere il mondo. Per cui noi da un lato siamo pronti a combattere, scusate, siamo pronti a combattere per la libertà religiosa di chiunque, anche di monoteisti, però nello stesso tempo vogliamo che le condizioni in cui cresce la religiosità e la religione siano aperte a tutte le persone, siano aperte a tutte le tensioni del mondo, e soprattutto non vogliamo che vengano messi in ginocchio i bambini. Proprio questo, anche perché questa è la cosa più squallida, più infame che possa avvenire. Bene, Francesco, tre ringraziamenti. Alla Anna che mi ha telefonato questa mattina. Sembra che abbiamo radioascoltatori, cioè stiamo diventando un fenomeno, come si chiama, underground in tutto il Veneto, cioè nel senso che tutti ci ascoltano, sento che ti citano senza citarti. Vabbè, siamo un fenomeno underground. Vabbè, il coraggio crescerà un po' alla volta. Poi un altro ringraziamento a Lidia Olicia, adesso non mi ricordo perché non c'ho qui il sottonome, che mi ha scritto, perfetto, tutto a posto. Un altro ringraziamento a Silvia, che è un'altra ascoltatrice, solo che un messaggio particolare. Silvia, io, anche se ci mettessi tutta la buona volontà di questo mondo, farti un riassunto di 166 trasmissioni precedenti, più il doppio della sera che faccio dalle 19 alle 20, cioè un riassunto di 250 ore, per quanta buona volontà ci metto, guarda, ti assicuro, è impossibile, è assolutamente impossibile. Però se segui, vedrai che le cose che abbiamo detto le ridiciamo, magari in altra forma, magari in un altro contesto, le diciamo, sinceramente non posso. Se hai occasione di andare su internet, vai sui nostri siti e trovi più o meno tutto il bagaglio possibile, immaginabile, insomma. Poi un'altra cosa ancora, quando mi chiedete il Gesù di Nazareth e l'infamia umana, ormai è talmente grosso che a meno di 70.000 non ve lo posso dare, posso scontarlo a 50, posso sbregarmi a 40.000, cioè. Però di meno non lo posso fare. Su internet l'ho messo tutto gratis ed è anche di più, cioè c'è un pezzo di più, per esempio c'è l'orrore della sottomissione in Giovanni, che nel libro che io vendo non c'è. Per cui andate da un amico e dite, senti, me lo ricopi, vabbè che stamparlo per mille tante pagine, ma insomma... potete averlo sicuramente a meno prezzo. Sì, ma uno si può anche scaricare il sito e se tiene le pagine, esatto, sul computer. Cioè, non tutti hanno internet... Beh, comincia a essere una possibilità, cioè nel senso che noi è da un po' di tempo che ci stiamo sul discorso di internet, anche perché ci rendiamo conto che c'è un discorso di diffusione delle idee che è molto più rapido, cioè nel senso, tanto per dire, logicamente si possono raggiungere anche tramite le discussioni persone molto rapidamente. Faccio un esempio stupidissimo, abbiamo attivato il sito per la festa di Beltane. L'abbiamo attivato, adesso pochi motori di ricerca, però ad esempio io già abbiamo verificato i contattori, ci sono già gente dall'estero che sono venuti a visitarlo. Beh, io l'ho linkato dai miei siti, per cui chiunque viene da me, però, cliccando ci arriva. Noi abbiamo visto i paesi di provenienza, cioè tanto per dire, c'è stata gente dalla Svizzera che è venuto a vedere il sito dedicato alla festa di Beltane, e tenendo conto che la festa di Beltane è specifico alla festa di Beltane ed è un sito che è ancora su pochi motori di ricerca perché è partito da poco. Sì, ma ci sono delle cose strane che stanno arrivando su internet, non so se è la gente che viene a leggermi o se è gente che fa scherzi o l'uno o l'altro, insomma, cioè ci sono delle cosette, però tutta la gente che arriva va sui contattori, i motori di ricerca sono contenti perché vendono pubblicità, sono contenti, io sono là, per cui tutto quello che succede va benissimo. Anche perché appunto ricordo che esiste una lista di discussione in cui si può iscrivere, si rimane anonimi perché praticamente solo poche persone hanno accesso alle chiavi degli iscritti, e uno può partecipare a un dibattito, cioè nel senso che certe volte uno ha il timore di intervenire in trasmissione o di chiedere delle cose, può benissimo fare delle domande pubbliche e può trovare dei pagani che sono scritti alla mailing list che gli rispondono, cioè, e si può anche avviare un dibattito in questo senso. Certo. La mailing list è a disposizione, tenendo conto che man mano che il dibattito aumenta, le domande e le risposte non vengono censurate e sono tutte disponibili anche queste qua su internet, perciò anche la lista di discussione diventa uno strumento di informazione e di ricerca non da poco.
Per cui lo stiamo usando questo strumento. Naturalmente io dico sempre lo strumento è uno strumento, preferisco sempre la posizione personale, però non sono in grado di andare in America o di andare in Sud America o di andare in Svizzera facilmente. Sì. Per cui è uno strumento che va usato per comunicare, per mettere le cose. Dopodiché è la persona che si deve trasformare, sì, cioè è la vita quotidiana importante per le persone. Va bene, Francesco. Posso approfittare di una cosa? Certo. Allora, è una cosa personale, mi scoccio sfruttare la radio per cose personali. So che è successo, perché mi hanno detto alcuni ascoltatori, che qualcuno ha chiamato in fine di trasmissione giovedì scorso perché voleva parlare con me in trasmissione. Ah, sì. E purtroppo erano arrivati degli amici di Sacre Radici che dovevano mettersi d'accordo per la festa. Io li aspettavamo alle 4, li abbiamo invitati in trasmissione, sono arrivati verso le 4:30. Quando sono arrivati, ho detto a Claudio: va avanti, te in trasmissione, io li vado a ricevere. Se poi la gente non crede, qualcuno non vuole credere questa versione, non me ne importa. D'Annunzio dice: a me sì, ne ma frega. Io gli ho detto che eri andato via perché c'era arrivata gente. Ecco, comunque D'Annunzio poi aveva uno slogan che era molto bello, poi fregato da altri, usato male, dice: a me ne frego anch'io. Però se questo ascoltatore vuole chiamare in diretta e rifarmi la domanda in diretta, visto che non aspettiamo nessuno oggi e non devo accogliere nessuno che venga qua per l'appuntamento con noi, benissimo, sono disponibile fino alle 4. Sì, qualcuno, cioè, ti ha detto qualcosa? Sì, siccome alcuni ascoltatori me l'hanno detto, cioè, appunto preferisco usare questo perché appunto, cioè, allora, portare via più tempo. Ti spiego un attimino, questo personaggio sta facendo un attacco personale. Sì, no, ma scusa, appunto, era comunque una porcheria, era una porcata, sì, ma veramente una porcata, e comunque secondo me è stato bene così. Dopodiché porcherie e personaggi di sto genere qua ne troveremo sempre, sì, e dappertutto. Cioè, ma visto che purtroppo ha detto, alcuni mi hanno detto perché non ha risposto, ho detto, ma purtroppo aspettavamo degli amici di Sacra Dissi per degli accordi. Infatti erano appena arrivati e sono andato fuori immediatamente. Infatti, io ho detto appunto Claudio, va avanti, io vado certo a salutarli e vado a riceverli. Sì, io ho detto che sì, non c'eri più qua. E comunque, se reputa opportuno, se hai il coraggio, l'onestà, la sincerità e ne ha così bisogno, siamo qua. Vabbè, insomma, quello che lui ha detto mi ha scocciato moltissimo, anche perché noi abbiamo delle posizioni che sono precise rispetto alla vita, rispetto a tutta una serie di cose, e mi scoccia moltissimo che le persone fingano di ignorare le nostre posizioni per fare degli attacchi personali o degli attacchi più generali. Vabbè, chiuso qua. Sì, chiuso qua. Allora, andiamo avanti col discorso del mobbing. Se abbiamo parlato cosa manca alla persona, che cos'è il mobbing, come si esprime, cosa manca alla persona che subisce mobbing, quali sono le condizioni per cui la persona subisce mobbing, e un amico mi ha detto in certe condizioni è quasi impossibile uscirne, in effetti è vero. Altro che mobbing, sì, esistono delle condizioni che sono atroci e ben peggiori. Comunque quello che io parlo e descrivo è sempre le condizioni che sono abbastanza relative. Esistono situazioni talmente aberranti a volte che bisogna spaccare tutto, nel senso che bisogna proprio tagliare quella situazione perché è impossibile continuare. Però a volte, usando la pazienza, è possibile venire fuori anche da situazioni un po' più atroci. Solo che chi fa attacchi di mobbing di solito è una persona che deve distruggere assolutamente, e davanti al potere della distruzione, alla voglia di distruggere gli individui, spesso si è abbastanza disarmati. Pertanto la strategia che io vi elencherò è una strategia che deve essere valutata e usata soggettivamente. Io vi do solo degli elementi con cui affrontare le situazioni. Bene, oggi parleremo delle scelte soggettive ad azione mobbing in atto. Le scelte soggettive, quando il mobbing è in atto, dipendono dall'intento che si persegue. La prima domanda che deve essersi posta è: la situazione in cui si vive è di una importanza soggettiva tale da dover essere affrontata come se fosse una questione di vita e di morte? La seconda domanda è: risolvendo la situazione di mobbing in atto, rimangono dei cadaveri sotto forma di persone che perdono la credibilità o subiscono sconfitte? Quanto quei cadaveri alla lunga, nel corso del tempo, possono diventare pericolosi? Una situazione di mobbing in corso è una situazione conflittuale, dove chi subisce l'azione del mobbing viene rinchiuso in una gabbia. Le persone hanno attuato una serie di iniziative per costringerlo alla resa e alla capitolazione. C'è un momento in cui il soggetto si accorge di essere con le spalle al muro. Qualche cosa non funziona più.
le sue iniziative non vengono più prese in considerazione, i suoi margini operativi spariscono, qualunque cosa faccia, qualunque spiegazione, qualunque azione appare inutile. Sottrarsi al mobbing producendo il massimo danno per la struttura che ha consentito la produzione dell'azione mobbing. Ripeto, sottrarsi al mobbing producendo sempre il massimo danno per la struttura che ha consentito la produzione dell'azione mobbing. Quando un soggetto sta subendo mobbing e non è in grado di opporsi all'azione che viene prodotta nei suoi confronti, spesso non è in grado di uscire dall'accerchiamento messo in atto. Allora può decidersi di sottrarsi da quella morsa, lasciando quel lavoro e quella situazione. In quel caso, il mobbing ha raggiunto il suo scopo, a meno che il soggetto, sottraendo se stesso, non sottragga la ragion d'essere dell'oggettività che permise la nascita di un'operazione di mobbing. Cosa significa sottrarre la ragion d'essere dell'oggettività che ha permesso la nascita di un'operazione mobbing? Il mobbing è una strategia che si sviluppa in un ambiente di lavoro. Non è il fine dell'ambiente di lavoro. L'ambiente di lavoro esprime un fine, una produzione. Il mobbing si costruisce quando qualcuno deve organizzare l'eliminazione del diverso o dell'inopportuno per appropriarsi del controllo della produzione, ricavando con questo dei vantaggi. Chi è soggetto a mobbing normalmente incute paura nell'ambiente per la sua capacità. Le sue capacità, il suo lavoro, la sua dedizione incutono timore. Sicuramente costui ha mire diverse, pericolose, deve essere eliminato. Le capacità di lavoro di chi subisce mobbing sono un'arma formidabile. Sapendo lavorare, conoscendo i meccanismi, è padrone del circuito dell'informazione. L'informazione è potere. Nel senso che l'individuo che subisce il mobbing deve essere privato delle informazioni con le quali lavora ed opera. Chi subisce mobbing non deve dare nulla gratuitamente. Attenzione, ripeto, chi subisce mobbing non deve dare nulla gratuitamente. Non insegnerà ad altri a lavorare, conserverà i suoi segreti e la sua conoscenza, mascherandoli con atti inutili, comunque occultandola. Se qualcuno guarda a me come lavoro, gli faccio 500 gesti in modo che non capisca l'unica azione importante che avrebbe dovuto capire. Chi subisce mobbing normalmente ha la capacità di lavorare. La sua capacità di lavorare è tale da consentirgli di presentare il proprio lavoro senza nessun timore di concorrenza dei colleghi che gli stanno attorno. Chi non è in grado di lavorare è costretto ad eliminare chi sa lavorare perché anche una foglia piccola gli fa ombra. Vi ricordate? L'incapace nel lavoro è colui che organizza le operazioni di mobbing o le favorisce nella speranza di ottenere dei risultati. Chi ha la capacità di lavorare ha la capacità di far proprie le informazioni e di non cederle. Se l'individuo ha le informazioni del lavoro e non le cede, se non con contropartite molto grandi, tali da sottrarre all'azione mobbing, può costruire una contrapposizione fra la struttura che organizza il mobbing nei suoi confronti e la struttura di produzione che viene danneggiata dall'azione mobbing. In altre parole, chi organizza il mobbing non si trova a dover affrontare chi subisce il mobbing, ma la struttura di produzione in cui è inserito. Questo presuppone che la struttura produttiva non sia essa stessa l'organizzatrice del mobbing. Ultimamente vengono eseguiti dei test attitudinali per i nuovi assunti sui luoghi di lavoro, la cui funzione è quella di scegliere l'individuo che per la struttura è la persona adatta. Ciò significa che quell'individuo non deve essere troppo intelligente, non deve essere troppo padrone di se stesso, non deve essere consapevole che il conoscere sia potere contrattuale, non deve aver sviluppato uno spirito troppo curioso o troppo indipendente. Coi nuovi test attitudinali, molte aziende non cercano più la persona migliore per occupare il posto offerto, ma cercano una persona abbastanza stupida da accettare quel posto e sottomettersi, rinunciando per quel posto ai propri diritti. Una persona abbastanza capace da svolgere le mansioni, ma sufficientemente stupida da renderla dipendente dalla mansione stessa. Quando questa persona viene minacciato il proprio posto di lavoro da qualcuno le cui qualità sono tali da prevaricare quella funzione,
subito mette in essere delle operazioni di mobbing. Operazioni di mobbing che possono essere contrastate o favorite dagli interessi dell'azienda in cui il mobbing si sviluppa. In ogni caso, la responsabilità giuridica è sempre dell'azienda. È l'azienda che attenta al dettato, costituzionale, impedendo al dipendente di essere ossequioso nei confronti dell'articolo 4, comma secondo del patto costituzionale. L'azienda, pertanto, tollerando o favorendo l'azione di mobbing, non solo tenta di distruggere il lavoratore, ma tenta di distruggere l'intero corpo sociale e le sue istituzioni con azioni di vero e proprio terrorismo. Quando l'azienda è tesa al massimo profitto e per ottenere questo spinge alla valorizzazione delle proprie maestranze, allora l'azione del mobbing danneggia l'azienda stessa e le sue possibilità di espansione. In quel momento il soggetto che subisce mobbing, appropriandosi della conoscenza e sviluppando il proprio sapere e le proprie capacità, può contrapporre le persone che organizzano l'azione mobbing alle necessità strategiche dell'azienda stessa. L'appropriarsi della professionalità, delle capacità di lavorare, delle informazioni, porta l'individuo a costruire un grande potere personale. Se lui riesce a ritagliarsi un'esclusiva di gestione di quel potere senza far partecipare altre persone, riuscirà a costringere l'azienda a diventare dipendente da quelle informazioni, cioè le cederà attraverso il suo lavoro, ma costringerà in cambio l'azienda a riconoscerne la professionalità. Quando cederà le informazioni, costringerà l'azienda a fornirgli informazioni su altri settori di lavoro, in modo da ampliare la sua conoscenza e la sua operatività. Chi mette in essere operazioni di mobbing normalmente si sottrae al lavoro, che richiede più impegno, per assicurarsi un posto comodo. Il posto comodo, se da un lato non crea problemi, dall'altro non produce quegli stimoli importanti per la trasformazione dell'individuo. L'individuo non riesce a trasformare le sue mansioni in fare magico e trasformare la sua attività in dilatazione di se stesso. Chi viene sottoposto ad operazione mobbing deve rendersi disponibile per eseguire i lavori che richiedono rischio e impegno. Normalmente un'azienda poggia il proprio lavoro sulla capacità di portare a termine lavori impegnativi che può vendere bene sul mercato. Eseguire quel tipo di lavori impone una trasformazione soggettiva e attraverso la forma e la rappresentazione l'individuo maschererà verso l'esterno la sua trasformazione in atto. Saper usare bene una macchina che esegue lavori delicati, conoscere molto bene le lingue, conoscere le disposizioni burocratiche, conoscere le procedure, conoscere le leggi, le regole e le disposizioni, conoscere il proprio lavoro e la spendibilità del proprio lavoro sul mercato, senza regalare questa conoscenza. Mascherare il conoscere attraverso la recitazione della follia controllata. Il soggetto, sottoposto a mobbing, assumerà un atteggiamento all'interno dell'azienda che gli sarà consono per nascondere il proprio intento, e gli sa di essere sottoposto ad attacchi di natura psicologica con risvolti anche fisici. Un atteggiamento di sofferenza esteriorizzato sarà manifestato continuamente, mentre si prepara a cogliere ogni occasione per imparare, fare lavori rischiosi o impegnativi. Questo arricchirà la sua conoscenza e costruirà, in chi mette in pratica operazioni mobbing, l'idea che la sua azione stia dando dei risultati. L'atteggiamento di sofferenza, l'accettare, anche se ci si propone, di lavori rischiosi e impegnativi, instilla l'idea di come il soggetto sottoposto a mobbing stia per crollare. Nel cercare questo, il soggetto sottoposto a mobbing ha spostato la sua attenzione dalla descrizione degli attacchi che subisce o dal timore di subirli, alla ricerca di opportunità per migliorare la propria conoscenza. Un attacco mobbing ha successo quando costringe il soggetto a vivere l'attacco mobbing come se fosse una cosa grave e lo rende supplice e servizievole nei confronti di chi lo sta attaccando o ricattando. Dare l'impressione che l'attacco possa aver successo e nello stesso tempo continuare ad imparare per ampliare le proprie capacità. L'uso della follia controllata permette alla persona di alzare una barriera psichica fra sé
e gli organizzatori del mobbing, dietro la quale nascondere la propria azione e il proprio intento. Quella barriera afferrerà completamente l'attenzione di chi pratica mobbing, distraendolo dagli intenti di chi quella barriera mostra. L'individuo, facendo questa operazione, altro non fa che concentrare in se stesso le forze con le quali affronta il lavoro. È come se l'individuo diventasse un'azienda in cui accumula tutti i dati del lavoro. Chi subisce mobbing, la prima cosa che deve fare è troncare il flusso delle informazioni che da sé vanno verso i colleghi, o peggio, i superiori. Solo che le regole aziendali non gli permettono questo. Pertanto, egli non si può rifiutare di dare informazioni. Non è necessario dare le informazioni in chiaro. Basta sotterrarle sotto un mare di apparenza e di cose inutili. È la stessa tecnica usata oggi per non far circolare il pensiero. Una volta bruciavano i libri. Oggi i libri che portano informazioni vengono seppelliti sotto una catasta di altri libri inutili, vuoti ma con belle copertine e messi in bella mostra. La stessa tecnica si può usare quando vengono richieste delle informazioni. Quanto diventa difficile spiegare, complesso, incomprensibile per chi pratica mobbing. D'altronde, chi pratica mobbing normalmente sono persone che non sanno ascoltare, ma proiettano sull'altro le loro idee, le loro intenzioni, le loro aspettative. Pertanto, per chi pratica follia controllata, diventa facile seppellire le informazioni negli equivoci, nel credevo che, nelle cose inutili e superflue. In ogni caso, troncare il flusso delle informazioni, in ogni caso, impadronirsi dell'interezza dell'arte e del lavoro che si sta facendo. Il mobbing non si esprime in maniera immediata come una lettera di licenziamento, ma agisce e cresce a poco nel tentativo di distruggere psicologicamente l'individuo. Quando l'individuo alza una barriera della follia controllata, priva chi attua il mobbing di informazioni per perfezionare il tiro e rendere l'azione di mobbing più efficace. Cioè, io non ti dico quali sono le mie debolezze, quali sono i miei desideri e i miei sogni, te li faccio dire a te, oppure me li invento, oppure ti do delle bugie, ti do delle informazioni sbagliate. Imparando quanto serve, chi subisce operazione mobbing si trova davanti a due possibilità. O il mobbing è una scelta di un gruppo di persone che però dovranno vedersela con l'azienda, o il mobbing, anche se nato da un gruppo di persone, è visto con favore, se non alimentato dall'azienda, al fine di sbarazzarsi dell'individuo. Chi subisce mobbing è comunque un elemento propositivo per il lavoro ed è in grado di crescere e trasformarsi. Chi mette in atto strategie mobbing deve millantare la sua capacità di essere in grado di fare quel lavoro, ma davanti ad una situazione critica normalmente si arrende in quanto incapace. Se l'azienda copre o favorisce l'azione di mobbing nei confronti di una persona, prima o poi riuscirà a scacciarla. Non esistono in Italia leggi sufficienti per impedire la distruzione di una persona sul posto di lavoro e, anche quando esistono leggi, c'è l'organizzazione del lavoro e la magistratura che con i loro tempi lunghi e la loro burocrazia, le loro interpretazioni e l'azione di complicità di sindacati, datori di lavoro, impediscono al singolo ogni azione di difesa. Chi subisce un'azione mobbing deve anche valutare la possibilità di lasciare quell'azienda. C'è poco da difendersi. Dove deve costruirsi quanto serve per sopravvivere, per agire anche senza quel lavoro, magari trovandone un altro e nello stesso tempo produrre il massimo danno possibile all'azienda che ha permesso la nascita nei suoi confronti di azioni mobbing. Se quella persona che subisce mobbing era l'ingegnere capace di costruire dighe e l'azienda aveva preso commesse importanti e lui ha agito per costruire il suo sapere a livello tale che le tecniche applicate erano quelle che lui solo conosceva, con tutta una serie di contatti, addentellati, eccetera. In caso di un'azienda mobbing, forse qua ho lasciato a metà un discorso, vero? Beh, se lo porta via in pratica, cioè si porta via da quell'azienda tutta la sua conoscenza e lascia l'azienda nella merda, cioè non gli dà le informazioni, le tecniche, quello che lui aveva messo a punto.
Il caso di un'azienda, di un'azione mobbing nei suoi confronti da parte degli incapaci rompe la capacità di quell'azienda di sviluppare quelle commesse. No, era finito dopo. L'azienda non fallirà di certo, ma i costi che sarà costretta a sopportare saranno altissimi, talmente alti che un buon dirigente del personale sarà costretto ad essere molto più attento davanti ad operazioni di mobbing. Non voglio entrare nel merito delle singole mansioni e delle singole scelte, in quanto questo esula dal presente trattato e di ogni trattato pagano. Sarebbe una verità a cui piegarsi e non una libertà da costruire. Ricordiamo le tecniche dell'agguato che sono state espresse nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Primo, la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Secondo, la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. Terzo, la tigre ha l'intento di ciò che fa. Quarto, l'intento della tigre è il suo bisogno. L'intento è interno alla tigre. Quinto, la tigre individua l'obiettivo del suo intento. Sesto, la tigre osserva l'oggetto. Settimo, la tigre nasconde se stessa al suo obiettivo. Ottavo, la tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. Nono, la tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. Decimo, la tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. Undicesimo, la tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione, alimenta l'intento della sua trasformazione. E dalla prossima trasmissione cominceremo ad analizzare l'arte dell'agguato all'interno di un'azione mobbing in atto. Ricordo sempre che l'unico modo per uscire vero da un'azione mobbing è quello di spaccargli le gambe a quelli che fa l'azione mobbing. Però nel sistema sociale in cui viviamo, spaccare le gambe significa fare un reato, e i reati non si fanno, si agisce di intelligenza. Bon, Francesco, prossima volta l'agguato, la pratica dell'agguato all'interno dell'azione mobbing. Sì. Babò. Interrotto il mobbing. Ho interrotto il mobbing. Da parte dell'agguato, dopo non so cosa riprenderò. Io posso concludere un discorso? Sì. Prima, no? Allora. È giusto che tu lo termini il discorso? No, l'ho fatto con Franco, l'ho iniziato con Franco. Sì, sì. Quando ho parlato del concetto di eterno presente. È tutta un'altra cosa da quello che pensa Franco. Cioè, in pratica, cos'è che ho visto? Ho visto che analizzando le divinità in Esiodo, Esiodo è un casino terribile. Perché? Perché qua, tu all'inizio pensi che lui vada linearmente dall'inizio alla fine. No, col cavolo. Cioè, quello che c'è all'inizio c'è anche alla fine, la fine e il mezzo sono all'inizio e il mezzo è anche alla fine. E in pratica non è che Esiodo cerca sì di dargli un ordine, ma non c'è la possibilità di dargli un ordine, perché ogni divinità si manifesta in ogni istante, cioè Urano stellato si manifesta in ogni momento, Crono in ogni momento zompa i coglioni ad Urano stellato, in ogni momento Afrodite emerge dalle acque, in ogni momento Gaia costruisce la falce, in ogni momento avvengono ogni azione, cioè ogni azione avviene sempre, cioè quando in questo momento, è vero c'era allora all'inizio del tempo, ma anche ora c'è quell'azione in questo momento, per cui quello che è il discorso dell'eterno presente non è una linearità davanti al quale c'è uno spettatore, ma c'è la manifestazione degli dèi in ogni momento, come c'è la mia manifestazione in ogni momento, ma in ogni momento questo momento. Io sono prigioniero del tempo, per cui chiaramente vado avanti a costruirmi. Però gli dèi che si manifestano, cioè l'oggettività in cui io mi costruisco, sempre si manifesta. E si manifesta quando? In questo momento. E lo so che ci sto lavorando, non è così semplice, però sai, hai qui flashback di visioni che dopo devi riportarli, insomma. Beh, sai, voglio aggiungere ora una frase così che ho, di un poeta che ogni tanto leggo, dice: chi nei sogni sa di un ritorno, non ha mortale ordito che lo schiacci. Per lui risorge l'antica schiera, la via delle sfinci, i cortei delle saghe. Sono morti gli dèi,
vivono sino ad oggi. Cioè, nel senso che l'errore è sempre pensare che una cosa abbia avuto un inizio e che questo inizio non si possa ripetere, come dicevamo prima. Cioè, tutto quanto la mitologia è sempre legata a una continua manifestazione, a una nuova manifestazione, a un nuovo spostamento, a un qualcosa che avviene di nuovo, che si ripete. Cioè, nel senso che la mitologia è sempre stata considerata come qualcosa di diverso dalla storia, giustamente, perché la storia cerca di dare un ordinamento cronologico ai fatti. Certo. Nella mitologia non esiste questa possibilità, perché appunto i comportamenti possono essere più vari, possono essere le più fonti, possono essere varie mitologie che si incontrano, varie storie che si fondono o che si scindono, e questo è continuamente dinamico, cioè nel senso che solo nel monoteismo che esiste un discorso statico in cui c'è la manifestazione iniziale di una cosa e questa non sarà più data di ripetersi, cioè un intervento esterno. La mitologia, gli dèi, appartenendo al mondo, la vita è continua, di conseguenza non esiste questo problema di dire ma quando è iniziata, come la possiamo dedurre, come la possiamo portare avanti. Cioè, le divinità non sono solo le divinità dell'antica Grecia, dell'antica Roma, ma sono divinità continue che nascono. Come noi assistiamo ad ogni primavera, ad ogni primavera ci sono delle piante che non rifioriscono più, ma ci sono altre che nascono, ci sono fiori che nel giardino avevamo lo scorso anno e quest'anno non rivediamo. Ma se esistono anche nuovi fiori, esistono anche nuove fioriture, esistono tutta una serie di cose che si rimanifestano. Cambia moltissime volte anche il nostro gusto, di conseguenza il nostro gusto provoca qualcosa. Cioè, la gente è sempre pensata e non pensa, cioè nel senso che molte volte la gente si fa pensare dagli altri i loro concetti, da quello che sono. Ma una cosa fondamentale è che non è soltanto l'oggetto che vale in se stesso, ma anche chi osserva l'oggetto che modifica l'oggetto e modifica se stesso. Cioè, siamo sempre pensati che esista un flusso che sia unidirezionale, cioè nel senso, questo Dio che ti manda qualcosa e tu sei lì a un recettore passivo, che esista un qualcosa di esterno e che sia un credo che ti deve cambiare. E noi sappiamo che questa è una menzogna. Cioè, c'è una proiezione sul mondo del tempo soggettivo, cioè siccome io vado dalla nascita alla morte, si immagina che tutto il mondo abbia questo, però i tempi di trasformazione del mondo, sì, dell'universo, appartengono a se stessi. Cioè, com'è che misuro il tempo io? Cioè, sui miei mutamenti, li misuro sui cicli della Terra, sui cicli del Sole. Ma il Sole su cosa misura i suoi mutamenti? Misura su un'oggettività ancora maggiore, per cui è diverso. Io ho questo, ma non per questo gli altri oggetti, il mondo che mi circonda, ha me stesso. Cioè, io non sono creato di immagine e somiglianza di Dio per cui tutto il mondo guarda a fermarsi a mia immagine. Il mondo ha la sua immagine, dell'universo e dell'infinito, che non è la mia, è la sua. Sì, ma difatti, vedi, c'è una cosa da considerare, che le cose che noi osserviamo osservano noi. Di conseguenza c'è sempre uno scambio anche di comportamenti, cioè nel senso che se io mi abituo a pensare ed agire in una certa conseguenza, le cose che vengono osservate agiranno di conseguenza. Esatto. E io voglio prendere lo spunto da una notiziola che è passata inosservato, che non so se l'hai letta. Tu dilla, dopo. Ecco, allora fa: scimmie armate di bastoni all'attacco di tre cisterne. Ce l'ho. Figurati se mi perdo una roba del genere. Che io l'ho trovato molto, molto divertente. Ma io ho trovato. Al di là del fatto drammatico, rendersi conto appunto che questi che sono considerati degli animali sono incapaci di tutto, cioè che li consideriamo privi di qualsiasi capacità, si sono strutturati dal punto di vista quasi militare. Sì. Sono andati all'assalto per prendersi la cisterna dell'acqua e hanno provocato ferite tra gli uomini. Cioè, addirittura c'è stato nella prima battaglia, hanno quasi vinto loro, e dopo soltanto la capacità di riorganizzazione delle persone è riuscita a permettere di vincere questa guerra. Sì. Però rendiamoci conto che questo significa chiaramente che quelle popolazioni hanno impostato il loro tipo di vita sullo scontro e soprattutto sulla distruzione dell'ambiente, di conseguenza perdendo la capacità di vivere con quell'ambiente, di avere un contatto con quell'ambiente, la roba che appunto loro utilizzano al meglio è lo scontro, è la guerra, è l'uccisione, e di conseguenza le scimmie che potevano stare tranquille hanno dovuto adeguarsi a questo stile. Cioè, ma significa che anche loro
a un certo punto hanno percepito qualcosa. La Repubblica, 23 marzo 2000, scimmie armate di bastoni all'attacco di tre cisterne in Kenya. Ma io martedì con Franco, scusa adesso ti interrompo, ma martedì con Franco, qua chissà, io due volte sono intervenuto a dire, io sta roba l'ho già scritta nel libro dell'Anticristo, adesso non mi ricordo la seconda, mi ricordo la prima, no? È venuto fuori un psicoterapeuta, Donadini, che ha detto, guardate che nella nuova psicologia, cioè una nuova psicologia di adesso, si afferma che, cioè si sta scoprendo che il padre e la madre hanno la capacità di trasferire sul figlio attraverso i cromosomi, cioè attraverso la loro ciò che loro sono, cioè il loro modo. Scusate un attimo, solo che cambio sta cassetta, non riesco mai a usare sto registratore come si deve. Vediamo un attimino. Sì, beh, quella della migrazione, cioè nel senso, i parenti hanno sempre saputo, cioè nel senso che noi non siamo solo un ammasso inerte, sì, di cose. Cioè, la volontà del padre e della madre, cioè il loro modo di affrontare la vita, le loro tensioni, i loro bisogni, il loro sentire, possono trasferirlo in buona parte sul figlio. Cioè, il figlio nasce con questo patrimonio. Sì, il figlio non è, cioè, qualcuno pensa che sia un alieno, sia quasi un meteorite che capita fuori da chissà quale mondo. Io ho detto, sì, guarda che io l'ho già scritto, perché lui diceva, è solo proprio negli ultimi 2-3 anni, 4 anni, 5 anni. Ho detto, guarda che questa roba qua l'ho già scritta nell'85, cioè a partire nella stregoneria. E in effetti anche queste discorso qua delle scimmie, sì, perdete la fine, io l'ho già scritto nel libro dell'Anticristo, cioè praticamente ho scritto che l'essere umano, proprio per dover affrontare queste cose, ha fatto fare un salto a tutta la natura, cioè tutta la natura sta copiando molte cose che fa l'essere umano. Perché? Perché l'essere umano deve sottrarsi dall'azione in ginocchio, il mondo ci sta chiamando perché noi ci sottraiamo all'azione in ginocchio, il mondo si sta organizzando per aiutare a noi per sottrarsi alla posizione in ginocchio, se no noi distruggiamo il mondo. Per cui guarda, è veramente una roba incredibile detta così, però è così. Cioè, cioè noi con la nostra azione di mettersi in ginocchio, di sottometterci, di distruggere la natura, costringiamo la natura a organizzarsi per sottrarsi dalla posizione di ginocchio, perché questo è l'unico modo per salvare la natura stessa. Sì, ma addirittura Silvano, sai che lui è molto attento alla situazione del terzo mondo, mi diceva che c'erano dei casi in cui sembrava, cioè che gli erano giunte voce, di tribù di scimmie che adottavano bambini. Cioè, nel senso che questo è significativo, cioè nel senso che c'è anche della capacità di questi che noi stupidamente reputiamo animali, che c'è una capacità di comprensione e di capire le situazioni che ci sono ben diverse, cioè nel senso, ma d'altronde solo i monoteisti hanno pensato che le cose non hanno un'anima, non hanno un'intelligenza. Cioè, noi abbiamo sempre detto che l'intelligenza delle cose, no, è all'interno delle cose. Sì, io voglio far notare anche questo, che ultimamente, siccome col computer, il gorilla e le scimmie, e il bonobo, il scimpanzé bonobo, almeno credo di non sbagliarmi, comunque so che sono due tipi di scimpanzé, c'è il bonobo e quest'altro, che stanno imparando il linguaggio umano, cioè sia col computer sia con il linguaggio sordomuti, cioè non hanno le corde vocali chiaramente come le nostre, però loro riescono a capire il nostro linguaggio, noi non riusciamo a capire il suo. Esatto. Allora dove sta l'intelligenza? Cioè, vorrei farci capire questo, no? Sì, no, ma se questi animali cambiano, diciamo, il loro comportamento, non è perché è arrivato un Dio che gli ha soffiato dentro un'anima. Cioè, non è il concetto cristiano che a un certo punto si prende questo Dio e fa un pupazzo e soffia dentro. Noi sosteniamo, lo ripetiamo, che se degli animali cambiano i comportamenti è perché hanno un'intelligenza, e la loro intelligenza, la loro anima. Cioè, non pensate all'intelligenza nostra, però la loro capacità di osservare, di vivere, è interno a loro, cioè non è qualcuno che gli ha dato una motivazione. Qualcuno gli può aver creato delle spinte, delle necessità, esatto, gli può aver obbligato a fare certe scelte, e di conseguenza, in base a quel tipo di scelte, loro reagiscono. E logicamente è quello che fanno i monoteisti, cioè loro tendono sempre a spingere e urtare per fare certe scelte. Le fanno, certe volte le vanno a raccontare come in maniera così, ma tanto non succede niente. No, pensate che le cose sono sempre gravi, cioè nel senso che quando si dice ma no, è una cavolata, lasciamo perdere, tanto è per tranquillizzare le cose, è sempre per far introdurre un concetto pericoloso. E appunto volevo agganciarmi a un altro discorso, perché probabilmente anche Claudio non gli è sfuggito, quello della...
Sì, sì, sì. Sì, ecco. $50 d'argento trovati là dentro di tutti i ragazzini, dai, vai tranquillo. Sì, no, ecco, appunto, cioè, che significa, cioè, che certi comportamenti, cosa si preferisce? Si preferisce vincolare qualcuno senza dover affrontare il problema. E beh, io non vi leggo tutto l'articolo perché non ne vale la pena. Comunque però varrebbe la pena, se donne, no? Sì. Zurconi, il supplemento donne di Repubblica, le storie di Zurconi sono sempre belle. Sì, no, ma questa è sempre una storia appunto che ha a che fare con un comportamento tipo monoteista, cioè nel senso di dire fingiamo, mettiamo sopra un qualcosa, tanto ci accontentiamo, tanto no, i figli non sono il nostro problema, le persone non sono il nostro problema, facciamo qualcosa di simbolico. E io appunto voglio... usare alcune frasi che per me sono significative, che danno la dimostrazione di ogni monoteismo. E disse: quando compirono 14 anni, tutti i ragazzi ricevettero loro un dollaro d'argento, bello, lustrato, nuovo e intatto, proprio come loro, il dollaro della verginità. E addirittura la scuola dice cercava di convincere di riservare il sesso al vero amore, perché esiste un falso amore e un vero amore. Poi chi sia il giudice che stabilisce cosa è il vero e cosa è il falso, non si sa. Quando sarete più grandi, cioè nel senso di reputare sempre le persone incapaci, in qualsiasi fase, di comprendere le cose, ma di rinviare quando sarete più grandi. Cioè, adesso non capirete, non capite Dio, dicono i cristiani, lo capirete quando sarete all'altro mondo, quando andrete in paradiso capirete Dio. Perché adesso siete degli imbecilli. E comunque, un gesto questo qua di dare dei soldi ai ragazzi perché mantengono la loro verginità, qualcuno dice comunque il gesto era meglio di niente e quell'impegno conteneva un valore simbolico capace, se non proprio di garantire l'astinenza, almeno di rassicurare i genitori spaventati. Cioè, un comportamento classico, nel senso che devi affrontare la volontà di una persona di vivere, devi dare delle indicazioni, non puoi insegnare tutto, però devi dare delle informazioni, devi dare una cultura, devi dare delle nozioni, cioè non puoi dire arrangiati. Non puoi dire ci penserà Dio, non puoi dire c'è la provvidenza, cioè questo non si può fare. Cioè, uno lo può fare per cavoli suoi, ma se tu vivi in una società, vivi in uno Stato, vivi in una comunità, sai che non esiste la provvidenza, sai che non ti puoi rassegnare, sai che non puoi rinunciare e sai che non c'è nessun Dio che ti possa aiutare, prima di tutto. E allora basta questo, cioè l'illusione, la menzogna di dire ma tanto creiamo una parvenza, creiamo un qualcosa, ma significa chiaramente che tanto non importa questo, cioè, l'importante è che passi questo concetto, cioè, nel senso che sei tranquillo perché hai fatto una promessa, ma rendete conto che assurdità di promessa, cioè dire e fa. No, fondamentale nell'esistenza dei ragazzi è il non far sesso. Che siano vergini fino a... Esatto. Cioè, poi la cultura che gli dai, le aspettative che loro hanno, non importa, l'importante è che si mantengano vergini. E questa è una delle caratteristiche di tutti quanti i monoteismi, cioè proprio quello di dire alle persone rinunciate a qualcosa, rinunciate, e poi vabbè, vedrete che ne sarete ricompensati in eterno o nell'altra vita. E questo è proprio pericoloso perché significa chiaramente... Sì, ma digli almeno come va a finire la storia, se li lasci così. Beh. In pratica, in quel paese dove è andato quei 50, quei dollari d'argento ai ragazzini, a un certo punto arrivano le elezioni e decidono, cioè a un certo punto subito dopo arrivano le elezioni e decidono di eliminare le uniche due o tre donne che fanno un po' la mansione da prostituta nel paese. E naturalmente c'è l'irruzione della polizia in questo pseudo bordello che tutti sapevano, tutti, non c'era nessun problema. E nella cassetta trovano i $50 che avevano dato ai ragazzini. In pratica tutti i ragazzini hanno preso quel dollaro d'argento e sono andati con le prostitute, perché effettivamente i bisogni fisiologici, la vita chiama sempre alle persone di esprimersi. Questa è la fine del tutto il discorso, cioè un discorso moralista che serve per l'apparenza, per ingannare, per stuprare le persone, per costringerle in ginocchio alla sottomissione, e la vita invece che spinge per essere espressa, spinge alla fine per essere soddisfatta. In realtà i ragazzi vanno a soddisfare la vita nei limiti del possibile. Sì, ma difatti, ma questo è una volontà del genere di imporre a dei ragazzi il desiderio di rimanere vergini, di rimanere casti, e di dare importanza non a quello che riescono a realizzare nella loro vita, ma soltanto perché, cioè, una persona è una brava persona soltanto perché è casta. Cioè, questo è tipicamente cristiano, cioè che esiste in tutti i monoteismi, cioè nel senso che
deve essere limitato. Sì, dopo magari ti dicono che non era proprio per il sesso, è questione che la verginità rappresenta la purezza della persona, cioè non c'entra con sé. Però alla fin fine quello che vanno a massacrare è solo quello. Sì. Però ricordatevi, la vita vince sempre, sempre. Potete ingabbiarla come volete, magari ci mette 1000 anni, ma la vita vince sempre. Sì, ecco, io mi voglio appunto ricollegare a questo discorso, cioè nel senso di dire, d'altronde si cerca tramite dei principi morali di portare sempre la schiavitù delle persone, cioè nel senso di renderle schiavi. Noi abbiamo sempre detto appunto del discorso che i cristiani e tutti i monoteisti tendono a portare in schiavitù le persone. E ora ci ricolleghiamo direttamente a quello che i monoteisti dicono. Beh, c'è un fatto che dice, è noto che San Paolo invitò lo schiavo Onesimo che era fuggito a ritornare dal padrone, perché logicamente loro essendo schiavi di Dio, gli schiavi nella vita devono rimanere schiavi. E perché ad esempio in tutti questi momenti in cui si parla molto di presunti perdoni, non si va a accettare il discorso della schiavitù, ma perché questi che erano pagani, selvaggi, diventavano cristiani. E allora io voglio dare un dato di uno storico che dice, con probabilità da 12 a 15 milioni di neri attraversarono nei tre secoli l'Atlantico. Veramente sono 200 milioni, ma sempre i numeri che esatto, comunque, vogliono. Di essi circa 2 milioni non raggiunsero mai l'America, morti nella traversata dell'oceano. E logicamente questo si ripercuote e continua, e logicamente la Chiesa Cattolica non potrà mai dire e questo non è servito. È servito perché sono andati cristiani. Guarda che è stato riconosciuto, cioè c'è un riconoscimento di Wojtyla di 3 anni fa, credo, di questa merda che ha fatto. Credo che l'abbia fatto in un viaggio in Africa, proprio perché non ne poteva fare a meno. Sì, ma... Infatti l'ha assoluto accantonato, era soltanto l'uso in quel momento. Bene, ma poi andiamo appunto, se questi si vivono in condizioni così disperate, va bene, visto sono poveracci e sono così, perciò bisogna aiutarli, bisogna mandarli i missionari, bisogna mandarli gli aiuti perché muoiono di fame. Allora, ma perché questi non sono in grado di mangiare? La prima cosa è perché li hanno distrutto l'agricoltura. E voglio dare anche 2 informazioni, perché quando vi diranno noi aiutiamo un guillotto per mille, aiutiamo i poveri, aiutiamo la gente che muore di fame. Allora, cito un articolo, grano, mais e riso preferiscono quindi dirigersi verso i ricchi maiali degli americani, i maiali nel senso proprio del termine. Attualmente la quota di cereali destinati all'alimentazione animale comprende infatti il 66% della produzione globale. Ecco, perciò logicamente è meglio un maiale americano, cioè nel senso non di abitante dell'America, ma è meglio l'animale maiale allevato di che va lì, ma anche perché sono in questa condizione. E lo prendo dal libro di Philip Bradley, Geografia di un mondo in crisi. Le popolazioni del terzo mondo non sono più libere di produrre alimenti per il fabbisogno interno, e i magri guadagni ricavati dalle produzioni destinate al mercato mondiale non sono sufficienti per l'acquisto del vero bene di che loro necessita, il cibo, proprio quel cibo che ironicamente sono costretti a produrre per gli altri. E allora, se esiste una condizione che è dovuta alla politica, alla geografia, sarebbe giusto che le persone andassero a modificare queste condizioni politiche o economiche, a modificare le cose. E invece no, invece di cambiare il sistema di produzione mondiale o l'economia o di rindirizzare in maniera diversa, si preferisce che queste persone continuino a morire di fame, a indebitarsi, a soffrire, perché logicamente se non ci fosse la persona che muore di fame non potrebbero chiedervi l'otto per mille. Non potrebbero chiedere l'otto per mille, ma costruire la fame è importante perché glielo ha detto il loro profeta. Ricordate, i poveri devono essere sempre con voi. Dice, i poveri saranno sempre con voi e voi potrete soddisfare la vostra libidine facendo loro del bene ogni volta che ne avete voglia. Sì, non è una cavolata. No, è una citazione letterale, esatto, quasi, sì. Quasi letterale, dovrei vedere com'è. Comunque è importantissima perché quando lui spreca praticamente il profumo per farsi i fatti suoi, cioè... No, ma io volevo invece passare sempre ad un'altra palo in frasca. Perché noi bisogna stare un pochino attenti, perché a Wojtyla gli è andato di volta il cervello. No, letteralmente, non sto scherzando. Sì, perché non è stato lucido.